Cominciamo questa edizione di Anteprime con una presentazione un filo anomala, perché parliamo certo di un libro, ma parliamo di un libro che è già uscito, parliamo di un libro che è stato un enorme successo e parliamo di scrittura, ma parliamo di scrittura essendo stato per l'appunto il libro già scritto, cominceremo a parlare di un tipo di scrittura diversa, cioè della scrittura cinematografica. Questo libro è diventato amatissimo, probabilmente letto da moltissimi di voi, è già diventato un film al quale Sergio sta dando gli ultimi ritocchi, un film che vedrà la luce nelle sale quest'autunno, nel mese di novembre, giusto Sergio? Ottobre-novembre, sì. Molto probabilmente tra ottobre e novembre. E quale migliore occasione per cominciare Anteprime parlandone sia con Margaret che con Sergio. Allora, la prima domanda che io faccio a Sergio è una domanda che ricomincia, come si dice, veramente dai primissimi inizi, cioè voi dovete sapere che Sergio è teoricamente io dovrei essere l'editor di Margaret, ma in realtà sono il secondo editor di Margaret, perché il primo editor di Margaret è Sergio, nel senso che non è semplicemente colui che legge le prime cose man mano che Margaret le va scrivendo, ma interviene in qualche modo dando il suo contributo. La leggenda vuole che Sergio sia stato anche addirittura l'iniziatore di una eccezionale carriera di scrittrice, regalando a Margaret per la prima volta, appunto, vuole la leggenda, tu ci confermerai se è leggenda o se corrisponde e in che misura corrisponde alla realtà, regalandole un giorno un quaderno. Sì, mi scuso per gli occhiali, ma io ho un inizio di congiuntivite, intanto dovrò rimetterli. E, sì, eravamo a Parigi, io avevo cominciato un lungo film con Alain Delon e dovevamo rimanere lì per 4 mesi, non che io, come dire, avessi deciso che lei doveva cominciare a scrivere. Io l'ho messo giù per non averlo. Margaret già da tempo, come dire, esprimeva un disagio e un'intenzione, e allora io le regalai un quaderno che comprai in una cartoleria a Parigi con la copertina di, c'era Indiana Jones, e cioè Harrison Ford, e lei cominciò a scrivere il giorno dopo mentre io andavo sul set e cominciò a scrivere con questa calligrafia illeggibile a lei stessa. Spesso lei non riesce a rileggere le sue parole quando le scrive con la penna, ed erano le prime parole del Catino di Zinco. Questo era il Catino di Zinco che nel 94 irrompe sulla scena letteraria italiana. Vi ricordo che nel 1994 c'è a Venezia una leggendaria finale del Campiello. È un Campiello che vede in lizza Margaret Mazzantini, Giuseppe Pontigia, Francesco Biamonti, Alberto Arbasino e Antonio Tabucchi, che vince, cioè uno, e Margaret arriva seconda da assoluta esordiente in un consesso assoluto, uno dei campielli più splendidi della storia dei premi italiani. Sergio, la leggenda anche qui vuole, tu ci confermerai se è vero o no, che Sergio tagli brutalmente e senza pietà, perché tu tendi, nel momento in cui cominci a scrivere, a non fermarti più e ad andare giù con una sovrabbondanza che ti fa scrivere pagine, pagine, pagine. È vero tutto questo? C'è anche questa? È una leggenda o è verità? No, è verissimo. Devi alzarlo. Devo alzarlo.
No, è verissimo, insomma, al di là dei tagli, proprio Sergio, come dire, è la prima persona che ascolta, insomma, le mie parole fin dall'inizio, devo dire, insomma, per me poi è sempre stato uno, come dire, proprio la scrittura è un viaggio nell'ignoto, nell'inconosciuto, no? E quindi è tirare fuori qualche cosa che veramente che tu per prima non conosci, quindi insomma confrontarti con qualcuno, poi credo che sia poi un po' il compito di tutti, poi sia le mogli degli scrittori che me, insomma quello poi alla fine di essere i primi lettori, cioè, ma lui ha una capacità rara poi invece di saper cogliere. Tanto però ci troviamo abbastanza d'accordo sul fatto che comunque anch'io, cioè quello che poi magari uno scrittore, sono degli scrittori più vanitosi, no? In cui magari le descrizioni, i pensieri, le cose se ne invece insomma per me è cascame, in realtà spesso insomma come dire vado dritta sulla storia e questo Sergio mi aiuta in maniera formidabile. Ecco Margaret, ma succede mai il contrario, nel senso che tu ovviamente sul set ci vai, come Sergio ha l'istinto di dire qualcosa e di fare qualcosa sulla tua pagina, a te è mai venuta voglia di dirgli qualche cosa sul set? Gli dici? Sai, il discorso del cinema è un discorso lungo, a parte è chiaro che Sergio è l'attore, il regista che è, quindi poi fatalmente è facile, se io devo vendere i diritti di un mio libro li do a Sergio naturalmente, poi la mia è una scrittura, come dire, visionaria e visiva molto, per cui sai, spesso insomma anche perché io, come dire, avanzo per visioni e quindi come dire, proprio i libri si esprimono così, le prime immagini sono veramente delle visioni, quasi degli squarci notturni in cui improvvisamente immagino una scena e da lì comincio a costruire, a pensare qualcosa e quindi già c'è qualche cosa di cinematografico, insomma c'è già un'idea di un piano sequenza, di un'immagine eccetera. In realtà Sergio non ha bisogno di grandi consigli, nel senso che ha una tale esperienza, quindi insomma ha fatto più di 70 film credo, quindi io tendenzialmente non amo molto partecipare alla vita di set, no? Perché in realtà sono una persona, sono come un po' un gatto selvatico, sono una persona molto solitaria e quindi insomma invece il cinema e il set è un baraccone fatto di tante persone, di molto rumore, di chiacchiericcio, di cose, insomma si finge un clima democratico, ma in realtà anche lì poi, perché io credo che il gesto artistico non sia mai poi così democratico, cioè in realtà c'è qualcuno che si impone eccetera, in questo Sergio è bravissimo nell'ascoltare poi, come dire, un consiglio da parte di tutti, ma poi di dare un'impronta molto, molto precisa, molto forte. E come dire, in genere gli autori non sono mai così contenti della trasposizione cinematografica delle loro opere, no? E anche i lettori, devo dire, perché spesso il lettore si sente privato, perché poi comunque è vero che il cinema lavora per sottrazione, tu devi fare delle scelte e quindi soprattutto insomma devi riscrivere. E quindi i lettori, soprattutto se c'è un esercito militante di lettori, quelli non sono mai così contenti. Nel nostro caso è diverso, credo, perché avendo noi questa grande affinità, insomma il fatto che comunque condividiamo una vita insieme, ma insomma pur essendo molto diversi, litigando molto, perché poi siamo una coppia anche molto vivace, insomma in tutti i sensi, quindi però insomma ci confrontiamo molto, però sicuramente appunto dicevo, pur avendo caratteri eccetera, molto diversi, abbiamo la stessa visione del mondo, vuol dire che ci sono le stesse cose che ci commuovono, le stesse cose che ci indignano, le stesse cose che ci fanno divertire e questo è molto importante, quindi credo che quando poi le mie opere passano nelle mani di Sergio, in realtà è come la degna continuazione, insomma è come un percorso che si, insomma questo è il caso di Venuto al Mondo, che è stato un percorso veramente lungo, credo che il film poi sia veramente questo, insomma, che infatti è uno dei pochi casi in cui i lettori sentono che c'è una corrispondenza tra lo scritto e l'immagine. Senti Sergio, ma una cosa, anche qui facendo un piccolo passo indietro nella tua carriera, nella tua formazione, tu hai cominciato essendo un attore, diventando un importantissimo attore, rimanendo un grande attore, hai poi cominciato una carriera altrettanto importante nell'ambito della regia. Allora, dal momento che la nostra conversazione, come dire, comincia proprio sull'idea della scrittura, una domanda che mi viene da farti, non so se è una domanda astrusa, è questa. Un attore, in qualche modo, anche lui scrive nel momento in cui recita, nel momento in cui dà voce, dà forma a un personaggio. Tu, dal punto di vista appunto di un'idea filosofica della scrittura, l'attore e il regista in che modo diverso scrivono la partitura cinematografica?
Beh, credo che dipenda intanto dal talento individuale, nel senso ci sono degli attori che sono degli attori autori e degli attori che sono, come dire, dei semplici e magari straordinari esecutori. Ci deve essere intanto molta creatività anche a sapere eseguire la partitura che qualcun altro ha scritto. Un primo violino è un grande artista, anche se esegue le note che ha scritto un altro compositore, insomma, ecco. Per quello che mi riguarda, io come attore ho sempre rivendicato il diritto a firmare, come dire, in basso a destra le mie, infatti si dice interpretazioni, no? Nel senso che per me recitare è stato anche il mio modo di dire la mia opinione sulle cose. Cominci a recitare nel momento in cui scegli di fare quel film al posto di quell'altro. Se sei, insomma, un attore che vuole, che spera e pretende di essere un po' pensante in qualche modo, ecco. Poi, insomma, dopo tanti anni che facevo questo mestiere mi ero un po' stufato, vedevo che non recitavo più, ma rirecitavo, rifacevo, un po' bene o male dopo un po', insomma, vieni catturato da quella straordinaria e pericolosissima cosa che si chiama esperienza, per la quale ti fermi, ti siedi e ripeti in qualche modo. E allora l'idea di fare la regia per me era un modo anche per reinventarmi un po' studente, no? Per ricominciare a sentire quel panico, quella paura e quell'emozione, cioè le famose farfalle nello stomaco che sentiva. E questo lo devo soprattutto ai libri di Margaret. È vero che io sono stato il suo primo editor, ma più che editor, insomma, ho avuto il privilegio di cominciare a leggere le sue parole scritte davvero su paginette di quaderno, e mi sono reso soltanto conto dopo aver fatto Non ti muovere, che immagino molti di voi hanno visto, con il film e così via. Grazie. Ho cominciato a scrivere la sceneggiatura di Non ti muovere, ho cominciato a dirigere Non ti muovere nel momento in cui ho cominciato a leggere le prime parole che Margaret aveva scritto. Cioè il lavoro per il suo 70-80% è stato quasi inconscio, poi il gesto tecnico è quello della realizzazione, ma l'esperienza sui libri di Margaret è straordinaria per me, perché intanto ho imparato molto, ma tagliando già montavo, tagliando o suggerendo alcuni tagli del libro, già sceglievo io stesso cosa avrei voluto raccontare. C'è un esempio che in Non ti muovere è molto calzante, no? Quando ad un certo punto Timoteo dice alla figlia, decide di cominciare a confessare alla figlia questo terribile segreto, questo crimine, diciamo, dice: nella mia vita c'è una sedia vuota. E io mi ricordo che tutta la costruzione della scrittura della sceneggiatura partì da questa frase, che per me fu insomma illuminante. E che cosa voleva dire: nella mia vita c'è una sedia vuota? E allora lì decisi di mettere in scena una sedia vuota. Quando parliamo di scrittura, in realtà poi dovremmo parlare di scritture. C'è la scrittura di un canovaccio che poi si chiama sceneggiatura, e che nel caso nostro è anche piacevole da leggere perché le scrive lei, e poi io rifaccio l'editor. Questa cosa che mi dici della sedia mi fa pensare al, vedi quante cose poi si scoprono anche parlandone. Questa della mia vita è una sedia vuota, il simbolo della sedia ritorna poi anche in Venuto al mondo, perché c'è la sedia di Diego, anche lì c'è questo elemento della sedia. Questa è una cosa a cui non avevo pensato. Sì, ma è vero. Per esempio un'altra cosa dalla quale io sono stato molto affascinato, anche perché, come dire, in qualche modo ho condiviso anche alcuni momenti con voi. Io mi ricordo benissimo quando stavate cercando per esempio gli attori per Non ti muovere, allora quando cercavate chi doveva interpretare Italia, e poi Italia è stata interpretata da Penelope. In un primo momento voi avevate pensato di fare anche una cosa, come dire, naturalistica, avete visionato un sacco di ragazze di non attrici, perché pensavate di fare anche una cosa in stile neorealista. Sì.
Poi a un certo punto Penelope è diventata una tua attrice, si sa che dei registi poi hanno, costruiscono la loro voce anche attraverso degli attori, certo, che ritornano, è un tratto caratteristico del loro stile, ma per esempio tutta questa storia io l'ho vista riprendersi nel momento in cui dovevate scegliere il Diego. E quando avete detto, no, ma il Diego è il personaggio, abbiamo pensato a Emil Hirsch, e la scelta di Emil Hirsch mi era sembrata appunto geniale, me lo ero visto. Questa scelta dell'attore è un, in qualche modo, è un privilegio che allo scrittore che scriva solamente è negato, cioè Il pittore sceglie il colore, il regista sceglie l'attore, l'attore è il colore. Vedere incarnato il personaggio. Sì, sì. Ecco, tu in questo, Margaret, tu hai dato la tua voce, hai dato il tuo contributo, vedi insieme a Sergio i possibili attori che possono ricoprire i ruoli che tu hai immaginato, i personaggi che tu hai concepito dal nulla. Che impressione ti fa vederli incarnati in una faccia e scegliere che sia quella piuttosto che un'altra? Ci consultiamo molto, ne parliamo molto, quindi insomma, come dire, la scelta arriva. E però anche lì insomma ci troviamo sempre abbastanza d'accordo. Poi una volta che tu li hai visti, una volta che cominciano a girare, prima delle grandi perplessità, come ogni cosa prima di farla, no? È sempre più duro il prima, no? Poi il film e il cinema, secondo me la vera differenza tra la letteratura e il cinema, al di là di tutto, non so, ne puoi dire tante, ma insomma, tipo la letteratura, tu puoi scrivere di un odore, in cinema non ci sono odori, a meno che non inventeranno, che faranno mentre uno fa la macchinetta del caffè, ma soprattutto sono i soldi, cioè in realtà il cinema costa tantissimo e la letteratura, scrivere un libro non costa nulla, quindi tu puoi fare il giro del mondo 100 volte, cioè, mentre invece nel cinema tu hai delle regole precise, insomma, quindi come dire, c'è una preparazione molto lunga. Allora tutta questa fase preparatoria, questa è una fase in cui comunque uno è molto nervoso, è molto, perché devi immaginare tutto, devi provare tutto, io non ci posso neanche pensare, come dire, a provare di scrivere un libro, invece un film tu devi immaginare, devi vedere i luoghi, devi quindi Sergio era stato veramente, come dire, trascinato in mesi di preparazione, viaggi, sopralluoghi, Bosnia, cose, insomma, e così va anche per i provini, per gli attori, eccetera. Questo naturalmente consente al fatto che tu costruisci anche gli abiti, le cose, tutto, il trucco, in questo caso c'erano tanti invecchiamenti, cose, eccetera. Quindi insomma un lavoro molto nel dettaglio, molto. Però alla fine poi, insomma, ad esempio su Penelope, la prima volta che Sergio fece il nome della Cruz, io pensavo, io mi ribellai, no? Perché naturalmente, però, quando dicevo i soldi, poi in realtà tu devi comunque tener conto di un mercato, quindi comunque era una proposta, come dire, formidabile, perché lei è un'attrice formidabile, un'attrice europea, con una grande forza, con una malinconia, insomma, però insomma, è una bellissima donna, quindi tu non puoi immaginare che lei possa interpretare una donna invece come Italia, che è una donna un po' così derelitta, una donna insomma senza. E invece poi attraverso il trucco, attraverso appunto, come dire, anche la sua capacità e soprattutto il lavoro che ha fatto Sergio, perché questo lui riesce proprio, avendo una grande, cioè avendo, come dire, recitato tanti tanti anni, ha una capacità di lavorare sulla materia umana, sugli attori in una maniera abbastanza formidabile, cioè Penelope Cruz credo insomma non è mai stata così brava come con Sergio. Sì, sì, e così vale per gli altri, Goico, tutti gli attori che lui ha scelto, insomma devo dire che sono stati una volta che ho visto loro non ho più potuto pensare a quello che avevo scritto io. Infatti questa è la cosa incredibile, che uno deve saper proiettare, perché tu vedi Penelope Cruz e dici no, questa donna non può mai essere Italia, in realtà lei è stata un'Italia strepitosa, è stata un'Italia sgangherata, è stata, sì, un'Italia urlante. Devo dire, ha dimostrato anche in Venuto al Mondo di avere delle qualità straordinarie, insomma. Poi sì, è vero, io sono, credo di essere un buon direttore d'attori, perché conosco vizi e virtù, difetti, fragilità, volgarità, arroganza che un attore nasconde dentro di sé, e puerilità, tante cose. E per cui insomma credo di saperli aprire, di saperli scassinare. Però adesso, al di là di tutta il fare il Venuto al Mondo, è stata una fatica pazzesca, direi che però è stata una fatica
indimenticabile in qualche misura, perché sì, scegli un attore, poi scegli una location, scegli un costume invece che un altro, scegli il colore di un maglione piuttosto che un altro, poi scegli, come dire, la matrice di cromatica di una scena, di un'immagine piuttosto che un'altra, e tutto questo lo scegli con la paura di sbagliare. Sei come dire, circondato continuamente dalla paura di sbagliare, che credo che sia la condizione umana forse di un artista, insomma, naturale, senza la quale forse senza questa paura poi non riesci neanche a sorprendere te stesso e gli altri che quella scelta invece era quella giusta. Ecco, però questa fatica è stata come dire, ricompensata dal fatto che credo siamo riusciti a fare un film che è figlio, davvero figlio di quel libro, ma è figlio, credo, indipendente, ecco, insomma, che si è scavato una sua strada, un suo modo di essere, a prescindere dal libro che è, come dire. Questo è... No, voglio dire un'ultima cosa, scusami. La grandezza della letteratura di Margaret, secondo me, dei libri di Damazzantini, è che lei compie sempre il dono della trama, della storia. Poi su questo treno della trama, succede quello e della donna che fugge, che vuole il bambino e che poi lo perde e che poi incontra quella donna, così. I libri di Margaret si possono sempre raccontare in tre righe, quattro righe. Su questa trama lei, come dire, nasconde come dentro un cavallo di Troia l'eticità, la morale, i valori, le emozioni, la psiche, tutto quello che sappiamo. Questa è, secondo me, la specificità di questa letteratura qua, che non è poi, secondo me, così diffusa, perché spesso la letteratura è, come dire, autoreferenziata, come dire... senza direzioni, senza nessuna direzione. E poi voglio dire che è il presupposto fondamentale per poter fare un film, cioè il dono di come dire, il privilegio di poter fare un film da un libro come questo è che tu hai, come dire, una strada già segnata nella quale tu devi naturalmente fare delle scelte, per esempio scegliere di rinunciare a delle scene già nel libro e poi scegliere di rinunciare a delle scene che hai girato e che hai amato, che ti sono costate fatica. Pensate che la prima versione del film dura 4 ore e mezza ed è molto bella. Quattro ore e mezza per mettere 523 pagine in 4 ore e mezza. Io ho avuto anche la fortuna di leggere 1200 pagine, 500 ho contribuito a tagliargliele, e ne sono state pubblicate 523. Uno di questi giorni, di nascosto, passerò all'editore anche i tagli per fare una seconda, come dire, una grande seconda serie. Ecco, e togliere, e togliere, e togliere, e togliere, e togliere. La cosa che dicevi prima della paura di sbagliare, è una cosa che mi ha fatto pensare a una cosa che aveva detto Margaret qualche mese fa, molto bella, a proposito del fatto che a volte l'artista è come se colui che si sente chiamato a fare qualcosa è come se rispondesse alla chiamata tardi, come se facesse tutto per rallentare il momento in cui deve fare quella cosa che è ineluttabilmente chiamato a fare. Per cui lei faceva questo esempio, che è un esempio che mi colpisce molto, mi affascina molto, perché mi affascina l'idea della tauromachia, non l'autoromachia in se stessa, ma l'idea, no? Diceva che Manolete, il grandissimo torero, diventò un torero tardi, come se volesse posporre questo momento. In qualche modo è stata la stessa cosa anche con l'incubazione di Venuto al Mondo, nel senso che voi non avete fatto subito Venuto al Mondo. Io mi ricordo
che ne avevamo parlato di questo. C'era ovviamente un problema dovuto al fatto che il romanzo è un romanzo enorme, era un romanzo che, appunto, come diceva Margaret prima, poi il cinema alla fine a sognare e a raccontare per scritto non si pagano, non si paga, a mettere quei sogni su pellicola in realtà invece si paga e si paga tanto, per cui sarebbe stato un film avrebbe richiesto un grande budget. Però c'è stato sicuramente anche al di là di questo una voglia da parte vostra di mettere un intercapedine tra non ti muovere, tra Venuto al mondo libero romanzo e Venuto al mondo film, tant'è che tra i due è uscito un film molto molto bello che consiglio a tutti voi di vedere, che è La bellezza del somaro, che è invece tutt'altra cosa, perché è una commedia brillante, è una commedia molto leggera, e anche qui io mi viene quasi da pensare che prima di affrontare il grande dramma epocale, la grande guerra, il grande Guerra e Pace, voi abbiate in un certo senso voluto pigliar fiato con una storia più leggera, anche se poi anche quella è una storia leggera, ma non di quelle storie leggere, ecco, appunto, in cui sapete che c'è una leggerezza vera e c'è una leggerezza apparente. Questa noi è una leggerezza apparente. Noi l'abbiamo definito uno psicodramma comico. Ecco, uno psicodramma comico. Allora, prima di ritornare a Venuto al mondo, che è il tema della nostra conversazione, io volevo chiedere a Margaret, ma per esempio perché una storia come la storia della bellezza del somaro, che è una storia estremamente divertente, non ha visto invece il passaggio alla scrittura romanzesca, eppure anche quello sarebbe un romanzo molto godibile, molto divertente e molto amaro sulla realtà, sulla nostra quotidianità. Non lo so, in realtà avevo un trattamento molto ben fatto, insomma, che era una sorta, che io parto sempre comunque da un brogliaccio che poi, insomma, avevo scritto un trattamento che era proprio già letteratura, insomma, che comunque era, si poteva, però poi in realtà quello la prima idea fu di Sergio, poi io scrissi questo lungo trattamento, poi anche lì è rimasto molti anni da parte La bellezza del somaro, e poi l'abbiamo scritto in tempi non sospetti, anche lì c'è il presidente, c'è la storia di questa, insomma, di questa coppia politica lì corretta, questa figlia di 16 anni che si innamora di un uomo di un settantenne, maturo, insomma, quindi, diciamo. Insomma, però era molto prima di, come dire, di tutto ciò che poi è accaduto in Italia, per cui, insomma, noi l'abbiamo scritto in tempi, appunto, non sospetti. Sai che non mi ricordo, Sergio, perché l'abbiamo fatto prima di Venuto al mondo? Ma forse avevamo voglia di farci due risate, insomma, dopo. È venuto così. Sì, avevamo voglia proprio di fare c'è un aspetto molto interessante. Il settantenne è uno Iannacci, vi dico, è uno Iannacci, sì. A proposito di direzione dell'autore, cioè Iannacci, che tutto è ovviamente è un attore, grande, sì, della musica, ma nessuno di noi lo poteva immaginare ad essere un attore. Iannacci nelle mani di Sergio è diventato un attore strepitoso, cioè fa una parte, sì, strepitosa. Sì, è stata un'avventura bellissima. No, c'è un aspetto che sembra marginale, ma è decisivo. Tu, quando fai una commedia e vai la mattina a girare una commedia, tu non puoi permetterti di essere di cattivo umore. Se tu giri un dramma puoi anche essere di cattivo umore, perché purtroppo la commedia, non è un caso che spesso i grandi comici sono dei depressi, sono delle persone estremamente tristi nella vita privata, anche noiosi quella, e che invece grandi attori drammatici sprizzano un'energia nella vita privata straordinaria. Allora, quando, siccome ci si arrabbia spesso sul set quando le cose non arrivano, non funzionano, riscontrai questa particolare fatica, che l'energia che devi mettere in una scena in cui devi far ridere deve essere di un certo, deve essere non lontana da un'energia che tu ti porti da casa. Invece su Manolete va chiarito, nel senso che Manolete, cioè, è ancora più interessante, credo che lo raccontasse in un libro Hillman, Manolete era preso molto in giro da bambino perché era un codardo, impaurito, e si nascondeva, veniva preso in giro perché si nascondeva dietro la gonna della madre.
come si chiama quella cosa che c'hanno i toreri? La mantiglia, come si chiama? La mantiglia? Sì, la muleta. La muleta. Ecco, la gonna della madre è diventata la muleta. Ed è diventato un uomo coraggioso. Però il primo incontro è stato con la paura. Ha avuto paura di diventare un uomo coraggioso. C'è una cosa che ritorna, perché Diego si nasconde quando il padre picchia la madre. Anche qui ci sono tutta una serie, Sai, l'avventura della scrittura. Noi abbiamo lavorato nello stesso modo, nel senso che in realtà quel libro è stato preso da Margaret, che ne ha, come dire, fatto una prima versione, un primo butto di, credo, 180 pagine di sceneggiatura, che io, come dire, ho in qualche modo ritagliato, ricucito e così via. E quando ti dicevo prima che la prima fatica della scrittura è la rinuncia, no? Devi scrivere significa intanto saper bene a che cosa devi rinunciare. C'erano intere pagine della sceneggiatura che raccontavano, per esempio, l'episodio dell'Ucraina, quando loro vanno a cercare una madre surrogata e così via, piuttosto che il lungo viaggio di nozze, la vacanza estiva in Croazia. Dove c'erano delle scene bellissime con i vicini di casa, i turisti tedeschi, con i turisti tedeschi, il bambino che perde il costumino, meraviglioso, sì. Ecco, quello già scrivere è già quello, è sapere, purtroppo in teoria, a che cosa devi rinunciare, insomma. Una caratteristica di divenuto al mondo film, ma anche a suo modo una caratteristica di Non ti muovere, è che sono due film che in qualche misura sono poco italiani. Sono poco italiani per l'ambizione, sono poco italiani, soprattutto venuto al mondo, per questo ricorso a una scena più ampia. Gli italiani in fondo, tutto sommato, poi amano raccontare storie italiane, rigorosamente italiane. Nel vostro pensare, adesso parlo di Venuto al mondo, nel vostro pensare, nel tuo pensare a questa scena, io parlando con Margaret mi diceva la cosa che mi ha colpito, la cosa che mi ha convinto a raccontare questa storia è una tragedia immane, una tragedia epocale, una guerra senza precedenti per ferocia e crudeltà che si è combattuta a un'ora di aereo dalle nostre coste, quindi non in un lontano, non nell'estremo oriente, non nel Vietnam, appunto, ma noi abbiamo avuto alle porte di casa nostra un genocidio mostruoso. Nel realizzare il film, tu hai pensato di volerti confrontare con un grande cinema anche di questa tradizione, cioè un cinema anche americano, il grande cinema di guerra, il grande cinema di guerra psicologica, non spettacolare. Non nel senso realistico, perché l'assedio di Sarajevo non è stata una guerra in senso stretto, non è stata la battaglia o il fronteggiarsi di due eserciti o di due, come dire, battaglioni o di carri armati. L'assedio è qualcosa di terribile, perché è qualcosa di quasi immobile. L'assedio si svolge quasi sempre nel silenzio. L'assedio è una donna che corre lungo il muro e attraversa una strada sperando di non essere uccisa dal cecchino. L'assedio è un uomo che sta facendo la fila per raccogliere un po' d'acqua in una tanica. Quindi l'assedio è fatto di attese. Poi no, non abbiamo mai pensato di fare un film, come dire, di guerra, appunto, nel senso tradizionale. Credo che più che del realismo si possa occupare della realtà mettendola in scena. Io credo nella mise-en-scène, cioè nel mettere in scena, quindi attraverso qualcosa che abbia dentro sempre un elemento simbolico, che a me emoziona di più che il puro realismo. Voglio dire, ci sono magnifici documentari sulla guerra, ho visto chilometri di documentari su YouTube sulla serie di Sarajevo e sono insuperabili,
dal punto di vista della potenza e della naturale regia, perché sono la morte, la guerra, la caduta di quel ragazzino in quella pozza di sangue. Rimetterlo in scena uguale non trovo che sia interessante, così come la scrittura di Margaret è una scrittura che evoca, anche il film deve in qualche modo rievocare qualcos'altro. Infatti la domanda che avrei fatto a Margaret su questo, che è... che è una domanda che molti ti hanno rivolto, la cosa sorprendente di Venuto al mondo è che tu racconti con accenti di assoluta plausibilità una storia che non ti appartiene, che non appartiene a te come persona, è una storia nella quale tu sei entrata, ma sei entrata facendo anche, come dire, tu ti sei posta il problema, perché te lo sei posto, tu avrai detto io racconto una storia che appartiene a un popolo, mi pongo il problema di raccontarla non essendo un membro di quel popolo, di dover in qualche modo subire il giudizio di quelli che hanno vissuto quell'esperienza. Il giudizio di quelli che hanno vissuto quell'esperienza, cioè molte persone che c'erano, ti hanno detto di essere stupefatte perché era assolutamente così. Che strategia hai seguito, se hai seguito una strategia, per immergerti così profondamente in quella realtà che non era la tua? No, nessuna strategia, perché non sono una persona strategica. In realtà, come dire, appunto, avanzo per tentativi, per intuizioni, credo che si scriva innanzitutto per curare qualche cosa, come dire, che è proprio il dolore del vivere, la fatica. E questo libro viene da molto lontano, nel senso che io ho messo da parte materiale dell'assedio di Sarajevo, insomma, della guerra dell'ex Jugoslavia fin dal 92, insomma, e poi per anni, tu prima parlavi della negazione, cioè del fatto che, ad esempio, io per tanto tempo ho negato la possibilità di scrivere, di avere un talento per la letteratura, e così ogni volta che mi metto a scrivere, in realtà, prima di arrivare a farlo, fatico molto, è come se negassi continuamente quella parte di me, perché l'appuntamento è troppo forte, è troppo potente. Insomma, scrivere è veramente svuotarsi e lasciarsi abitare, lasciarsi, quindi in questo caso, voglio dire, da molto lontano, perché in realtà, come dire, mi sono assunta la responsabilità di evocare qualche cosa che poi non conoscevo. Non è che sono stata a Sarajevo durante l'assedio, però poi è stato tutto abbastanza funambolico e avventuroso, e perché ero come, sono stata veramente trascinata, credo, innanzitutto da un'intenzione etica profondissima, avevo voglia di parlare di quella guerra, e credo di aver poi pensato, poi un giorno ho avuto l'intuizione della storia intima, no? La storia di una maternità e anche di una paternità, no? Che poi, come dire, che trova luce poi nel buio della guerra. E quindi, come dire, anche attraverso la scrittura ho cercato, come dire, spesso è quello che cerco, cioè di dare un senso alle cose anche terribili della vita, no? Anche nella letteratura, come dire, riesce a dire quello che poi non riusciamo a dirci nella vita, no? Trova parole, trova voce per qualche cosa, e spesso è qualche cosa di doloroso, no? Le cose delle quali non si parla, eccetera. E quindi ho cercato anche di dare un senso all'assoluto non senso e all'assurdità e alla terribilità della guerra, no? Cercando questa luce, questo nuovo principio, che è questo figlio che comunque, nonostante tutto il male della storia, comunque viene al mondo. E quindi ho costruito una storia, ho pensato a una storia perché, come diceva Sergio, io sempre alle storie mi affido, perché non ho mai perso quel gusto comunque di raccontare una storia, credo nelle storie, cioè credo che quando mi metto là il primo compito è quello, è la voglia di raccontare una storia, però credo che poi nasca da molto lontano, nel senso da questa voglia poi di, come dire, di rendere anche una sorta di rendere qualche cosa a queste persone, perché quando sono andata a Sarajevo e ho parlato con loro, ci sono stata non così tanto ma abbastanza, come dire, da lasciarmi poi, ero completamente porosa, insomma.
insomma, credo che devi essere così, cioè quando ti dico lasciarti abitare, cioè lasciarti, cioè devi avere, e questo richiede anche una sorta di umiltà, perché non è che sempre le persone vogliono, come dire, spesso tu hai, come dire, la presunzione di voler dominare la materia, invece io sono arrivata come uno straccio, come una, capito, ho detto vabbè, ci provo, eccetera, e ho zoppicato e sono andata come un raddomante cercando così nel... però credo che poi le storie a un certo punto ti vengono incontro per maniera misteriosa e miracolosa. Te ne racconto una, credo che forse tu già la sai, ma insomma, tra le tante mail che poi ho ricevuto nel tempo, ce n'è stata una di una, tanti ragazzi ad esempio che non sapevano nulla di quella guerra e che grazie a un libro, perché poi spesso i romanzi hanno questa forza di farti sapere delle cose che magari, perché insomma, come il buon giornalismo, è una cosa completamente diversa, credo che la letteratura se arriva, trova, arriva, cioè una forza, arriva perché, in una maniera diversa, certo. Sì, perché insomma improvvisamente, come dire, è come se si sciolgono delle lacrime murate, come se tu improvvisamente vedi delle cose, perché forse è quando dico la storia, no? Tu segui una storia intima e poi questa storia si allarga in un contesto che tu riconosci, che è quello poi degli ultimi 20 anni della storia d'Europa, perché poi c'è il crollo del muro di Berlino, la morte di Ceausescu, insomma tutti gli episodi, insomma, cioè, come dire, questo mondo che crolla e che è un tema letterario molto forte, insomma, quello del crollo di quel mondo lì, no? E poi insieme al precipizio di questa vita privata, di questa donna che è una donna evoluta, una donna eccetera, che però torna, regredisce, diventa un animale preistorico perché è privata della cosa più naturale, no? Che è quella di poter dare per una donna, no? Quello di poter fare un figlio, e poi insomma, e quindi credo che seguendo questo piccolo sentiero, poi per me, però insomma, è stato un libro inenarrabile il tragitto di questo libro, insomma, per me insomma è stato veramente, e quindi non mai pensavo poi di doverlo continuare nel film, insomma, pensavo che poi in qualche misura, però invece poi ci sono stata molto perché ero così innamorata di ognuno di loro, e devo dire soprattutto del popolo di Sarajevo, perché poi insomma credo che abbiamo avuto tanto affetto, tanto rispetto, e credo che la nostra prima intenzione sia stata quella di rispettare la loro storia. Io non ho inventato nulla, come fanno quelle fiction orribili che vanno e, come dire, graffiano nel dolore degli altri. Non sono mai voyeuristica o cosa, questo mi fa veramente, una cosa che mi fa orrore, io è una cosa dalla quale mi sottraggo sempre, perché è una cosa insomma non credo che però abbiamo avuto, Sergio mi sta facendo cenno di no. Testa, quindi vuol no, dire no, certo. Sergio, il fatto sì. Probabilmente qualcuno di voi, anzi sicuramente ve ne sarete accorti, ma Margaret prima parlando ha tirato fuori una metafora meravigliosa, sua tipica, proprio è una metafora con il marchio di fabbrica Mazzantini, della letteratura come sciogliersi di lacrime murate, che è un'immagine bellissima. Io ti chiedo subito un'altra cosa, prima di passare a Sergio, invece di nuovo con te, perché... benché appunto le cose che fate insieme nascano sicuramente da una sensibilità comune, è vero che tu però, Margaret, nel momento in cui dai la storia da girare, ti comporti come si comportano gli scrittori saggi, quelli che dicono benissimo, io ho scritto il mio libro, il film è un'altra opera d'arte, che la si faccia, che la faccia un altro artista. Non ti muovere, sei stata abbastanza da parte rispetto al film, invece con Venuto al mondo tu sei stata molto presente sul set, cioè hai fatto vita di set. Io posso dire, posso testimoniare di aver assistito per puro caso, essendomi trovato un giorno sul set, a un momento storico, nel senso che io ho visto addirittura 2 ore di una scena girata dalla Mazzantini in veste di regista. È una cosa che... No, l'inquadratura l'ho data io. Infatti, lo stavo per dire. Però tu non c'eri. L'inquadratura l'ho data io, poi io sono andato su un altro set. Lei, è stata tagliata. Tutto il rispetto, ha eseguito. Comunque sei stata molto, ma veramente molto presente, come non avevi mai fatto. C'è una ragione per questo?
Una volta che ho passato, non sono affatto gelosa di quello che scrivo, per cui mi lascio tagliare, fare. Anzi, io sono molto rigorosa sul lavoro, ma poi sono abbastanza sciagurata per quanto riguarda la mia carriera, seguire le cose, eccetera. Cioè, in realtà è più Sergio quello che sta. Quindi, insomma, sono felicissimo di lasciare tutto a lui. Questa volta, come il lavoro era tanto, ecco, quel giorno che sei venuto tu, si lavorava su due fronti perché appunto bisognava chiudere il programma e quindi io mi sono dedicata a una cosa molto, erano delle registrazioni radiofoniche, quindi era una cosa molto limitata, Sergio aveva già dato le inquadrature, quindi io non ho fatto assolutamente nulla in quel senso. Quello che mi fa impressione a me del lavoro, del set, della regia, è il fatto che tu arrivi sul set e io diventerei pazza per una, e tu sei circondato da 100 persone che ti chiedono tutti una cosa, e questo accade al regista. E il regista, siccome io dico sempre che l'artista deve sempre, da qualche parte è un millantatore, cioè qualcuno che presume di poter fare una cosa ma non è così sicuro di saperla fare. Io ogni volta che comincio a scrivere un libro io mi sento sempre, come dire, una esordiente, perché ogni volta, insomma, lavoro sempre in maniera pionieristica, dico ma ce la farò, non ce la farò, e comunque questo è quello che mi piace, cioè in realtà mi piace di sotterrare da, e quindi ogni volta lo vivo sempre come una sorta di ricerca, di tentativo, ecco, questo tentare, che credo sia proprio, lo diceva prima Sergio, proprio il gesto. Quindi richiede una sorta di anche di presunzione, e anche il regista presume di poterla girare quella scena, non è così sicuro. A 100 persone che gli chiedono che facciamo, dove metto le luci, dove metto quello, il costumista che ti dice senti, gli metto la sciarpetta così e quella, cioè io l'ho un po' aiutato nei dettagli, però questa cosa delle, come cavallette, tutte le mattine, 100 persone che ti chiedono, questa è una cosa, quando tu magari sei il primo ad essere, invece Sergio è molto poi da una, come dire, un'idea di grande sicurezza, di grande, quando dice macchina lì, insomma, come dire, il gesto, e questo mi sorprende perché io sarei molto più incerta, invece lui è assolutamente... Ma no, è un punto di non ritorno, in realtà tutti chiedono, tutti i reparti fanno una domanda perché fare un film è superare continuamente degli ostacoli, fare un film è quell'officina là, quel set è un luogo dove tu devi continuamente scegliere se il pulmino deve essere rosso o verde, se la macchina deve stare qui o lì, se l'attrice deve essere pettinata o spettinata, se deve piangere o se non deve piangere, insomma. Tutti vogliono una risposta, infatti il modo più sadico e più divertente è quello di rispondergli non lo so. Il pulmino rosso non lo so. Ma tu non l'hai fatto mai. E allora loro entrano nel panico. Sergio, ma... Ripassa fra mezz'ora. Ma proprio per questo, perché il regista alla fine è il centro, è il bersaglio di tutto, di ogni problema, di ogni questione, che deve lavorare con le persone, che deve lavorare con la prima attrice, con la comparsa, con il tecnico, con quello delle luci, con tutti quanti, ma te la voglia di metterti da solo finalmente davanti a un foglio di carta a scrivere una cosa non ti è mai venuta? No, non ci penso nemmeno, intanto sono, no per carità, non ci penso nemmeno intanto perché il mistero della scrittura intanto prevede un grande talento che io non ho, e prevede un cammino di solitudine che io non accolgo volentieri, io sono un chiacchierone, insomma il set per me è un luogo straordinario in questo senso perché è un luogo dove io posso parlare, comunicare, anche se è un mestiere di grande solitudine, sei circondato, sei solo circondato da una moltitudine, perché poi tanto le scelte devi fare te, però non ho mai pensato all'idea di scrivere, scrivo solo dei bigliettini, no, scrive amore bene, ti amo, invece in realtà scrive bene, tiene un diario, scrive molto bene, io però temo il giorno perché verrebbe a bussare alla mia porta. Ma per l'amor di Dio, non ti preoccupare. Senti, comunque è vero che invece... chiacchiera mi viene sempre invece a disturbare, parliamo. Lo scrittore sotto sono abituato, sai, come i commissari che dicono l'uomo potenzialmente criminale. Senti, Margaret, ma invece tu al contrario, quando sei davanti alla pagina e hai una scena difficile e hai una cosa che non ti viene come tu vorresti, non ti è mai venuta la voglia di dire ecco, se io ci avessi adesso invece una macchina da presa, inquadrerei quella cosa là e con quella inquadratura avrei risolto?
No, perché per me è molto più facile scrivere e scegliere sempre un punto di vista, no? Cioè decide di raccontare, non so, una donna che attraversa una strada con una calza smagliata, piuttosto che, cioè, come dire, già, cioè, da quello puoi partire per raccontare poi invece una vita lacerata, una vita, insomma, un trauma, eccetera. Quindi in realtà tu già scegli l'inquadratura scrivendo, quindi credo che io lo faccio di continuo, so dove mettere, come dire, la mia macchina da presa, però... che è il mio... sguardo, però ecco, quell'idea di confrontarsi con tante persone, ad esempio io non sono in grado perché il chiacchiericcio mi disturba, cioè io ho bisogno di concentrazione, di silenzio, di sprofondamento, e sentire, come dire, quel concerto continuo di gente, non tutti poi diciamo a livello, perché poi spesso sei costretto a sentire pure delle gran boiate, però devo dire che lui non si lascia affaticare da questo, e questa è una qualità che io non ho, io sono più ruvida. Sì. Però io devo dire che è un po' è anche la nostra fortuna, nel senso che questa sua qualità e questa mia qualità così diverse, certo. Forse grazie a questo. Questa è la ragione del fatto che andate d'accordo, se no non sarebbe così. Qualcuno deve stare zitto, ma qualcuno con gli altri ci deve pur parlare. E infatti queste due ultime domande sono state fatte esclusivamente per amore della retorica e per simmetria, perché la risposta era ovvia. Quello che vi posso dire, congedandoci da Margaret e da Sergio, tenendo presente che sarebbe bello andare avanti ancora tanto, è che per concludere il discorso sulla scrittura, come è splendido il romanzo, in qualche misura è splendida anche la sceneggiatura. Cioè io ho letto la sceneggiatura, devo dire, purtroppo faccio anche io un lavoro in cui devo fare tante cose e non posso dedicarmi ad approfondirne una. Io non ho controllato se nel romanzo ci sono le stesse immagini, ma per esempio oggi, rivedendomi la sceneggiatura, mi sono trovato due cose che mi hanno folgorato, due immagini che mi hanno folgorato. Voi sapete che la sceneggiatura, chi di voi abbia letto una sceneggiatura è una cosa referenziale, cioè si dice, si fa questo, il personaggio fa questo, dice questo, è uno strumento di lavoro. A un certo punto c'è questa didascalia, ma ce ne sono decine, solamente così, vi voglio dare solamente un assaggio per congedarmi da voi. Tenta è una donna che ha subito una violenza, viene aiutata, tenta di farle bere un po' di brodo, ma la bocca di Ashka è un cassetto rotto. E poi a un certo punto stanno camminando, stanno andando in macchina in un paesaggio brullo, a un certo punto compare all'improvviso il sangue azzurro del mare. Su queste immagini che trovo meravigliose, salutiamo Margaret e Sergio. Volevo dirvi, andate al cinema, sì, quando siete molto numerosi, vi suggerisco di trasferirvi al cinema alla fine di ottobre. Grazie.